poi prende la testa della capriata e si innesta nel muro. Questi sono stati poi fissati tra loro e legati con delle cravatte che sono gli elementi di ferro che vedete riproposti come si faceva un tempo a livello del nome. Altri rinforzi, altri rinforzi sempre di tipo strutturale poi li abbiamo inseriti nel nodo della catena e i puntoni in corrispondenza del muro e anche questi poi legati con cravatte in ferro e elementi a vite e di consomina. Sopra il pacchetto del tetto è stato riproposto più o meno in questi termini. Il tavolato esistente è stato recuperato. Sopra trovate una barriera a vapore che è simile a questa su cui stiamo camminando. Poi ci sono dei magatelli in legno, un isolamento, perché per quanto poco siamo riusciti a inserire del materiale isolante, un altro strato di legname, altra barriera a vapore, coppi, e tra i coppi sono stati inseriti degli elementi particolari per garantire la ventilazione della copertura e fare in modo che la parte lignea possa avere quel microclima e quella ventilazione necessaria a mantenerla nel tempo e a non renderla soggetta agli effetti dell'umidità. E che altro? Questa è la parte un po' più consistente di quello che vediamo. Abbiamo fatto anche dei lavori lungo la trave di bordo, quelli che sono stati oggetto di diversi incontri e anche di commissioni. Qua vedete ancora le tracce di quello che è stato l'intervento, perché a un certo punto si è dovuto inserire degli elementi in ferro, di cui vedete ancora i segni lungo il perimetro, attenzione, elementi in ferro con quelli quali siamo riusciti a sostenere la muratura e il tetto, a eliminare la trave di bordo che corre più o meno all'altezza del solaio, che è una trave in legno di altezza veramente rilevante, di cui siamo riusciti a recuperare un elemento simile e a sostituirlo, e anche là è stata sostituita nelle parti che ormai erano state completamente disgregate. Questo era successo perché in quest'ambito di pavimento, dove vedete gli inserti, per un lavoro e un intervento fatto in passato si era usata una tecnica che probabilmente allora era ancora consentita ma adesso non lo sarebbe più, per cui erano stati inseriti dei travi in cemento nella muratura e rifatto un solaio con delle tavelle e una cappa cementizia che aveva sostanzialmente creato dei problemi a tutta la parte inserita nel muro e alla parte in legno. Questo è stato rimosso un po' alla volta, è stata sostituita la trave di bordo e consolidato il tutto come ho spiegato prima. La parte in getto che vedete invece da questa parte è posta al di sopra di quelle che sono le celle frigo, anche questo è un vecchio intervento che era già stato fatto, l'abbiamo dovuta mantenere perché rimuoverla comporterebbe dei danni alla struttura più pesanti di quanto poi di fatto sia il mantenere la solita in cemento. La struttura è ripartita in tre parti, come vedete, con i soliti due muri di spina, è un impianto abbastanza tipico. Abbiamo due ingressi che noi manterremo, quello dalla pescheria che andrà riproposto con l'adeguamento della scala e poi l'altro dal lato piazza, dove dovremo montare anche un ascensore, un montacarichi per rendere accessibile il primo piano anche a persone che abbiano dei problemi di mobilità. Altri interventi che abbiamo fatto è stata la rimozione di tutte le tramezze interne, di tutte le partizioni che erano state fatte nel tempo, dei controsoffitti, il recupero dell'allineamento di queste porte che si era perso perché nel tempo erano state spostate e tutta la pulizia poi che di fatto ha interessato l'edificio. Sulla questione da qui a finire, abbiamo già sostanzialmente sviluppato un'ipotesi per la parte impiantistica. La parte impiantistica vedrà probabilmente le macchine inserite in un vano tecnico che è stato ricavato in fondo al granaio in un volume adiacente che è posto sopra il ristorante Antico Toro. Da là partiremo con le dorsali principali. È prevista ovviamente tutta la ventilazione
il ricambio d'aria e il trattamento dell'aria per quel che riguarda gli aspetti legati all'umidità e al microclima, riscaldamento e raffrescamento. L'impianto elettrico che cercheremo di mantenere il più flessibile possibile in modo da dar modo di poter sviluppare e allestire i mostri in maniera abbastanza libera, insomma, e antintrusione. La soluzione che abbiamo invece individuato per la parte del pavimento è quella di un pavimento in cotto, come a detta della sovrintendente dovevano essere i granai di un tempo, e quindi fatti gli impianti, quindi posate le prime reti di impianti che dovranno stare a pavimento, verrà fatto il massetto, che sarà un massetto comunque realizzato in colcio pesto per renderlo compatibile con i mattoni che andranno poi a costituire la finitura. Fatto il massetto e quindi messi in protezione nuovamente le attività che stanno al piano terra, andremo a sistemare la parte degli intonaci, dove è previsto di rimuovere tutte le parti in cemento. Abbiamo molti molti rappezzi fatti nel tempo che sono proprio in malta di cemento, quelli non vanno bene perché si mangiano la muratura, sono sostanzialmente incompatibili come materiali, una volta si usavano perché resistevano, però resistevano a scapito del muro che sta dietro. Quindi verrà rimosso tutta la parte in cemento, verrà rimossa, verrà rifatto un intonaco di calce, dove sarà possibile andremo a mettere in luce invece quello che è la vecchia, proprio l'antichissimo intonaco e la finitura, che è quella rossa che vedete in quel punto e in altri punti le cornici di marca piano che sono emerse durante i nostri indagini. A completare l'intervento poi saranno la sistemazione dei due avanti scala, primo come ho detto con l'adeguamento dei gradini, mantenendo però la scala in pietralizia che c'è, il secondo andando a realizzare un ascensore o un montacarichi che possa permettere di raggiungere il piano anche. Scusa, Luigi, la centrale elettrica invece verrà. La centrale elettrica, stiamo. La soluzione municipio che noi abbiamo valutato è particolarmente onerosa per via dell'attraversamento che si dovrebbe fare, perché non si sarebbe riusciti a recuperare i vecchi tubi di collegamento degli impianti. E quindi l'alternativa che si sta valutando e che probabilmente riusciremo ad attuare è quella di posizionare le macchine in quel vano tecnico che sta qui in fondo, che adesso vi farò vedere. Questo ci